Lasciamo questa importante pagina dedicata al maltempo, che è il mio argomento. È stato firmato ieri a Roma un importante accordo tra Regione Abruzzo e lo Stato di Israele per dare il via ad una collaborazione tra il sistema sanitario israeliano e appunto quello abruzzese per consentire di affrontare al meglio le criticità con una rete di emergenza-urgenza. Ma Israele è, per quanto riguarda la rete di emergenza-urgenza, è la best practices nel mondo intero. L'OCSE lo considera lo standard di riferimento per i paesi OCSE e quindi noi abbiamo tutto da imparare. Quindi i nostri 120 medici e infermieri andranno a Israele a prendere quelle tecniche che poi potranno insegnare a loro volta ai nostri operatori sanitari italiani e abruzzesi nel caso particolare. Quindi noi l'ambizione è tanta, è quella di costruire forse il miglior modello di emergenza-urgenza che c'è in Italia. Partiamo da una situazione direi un po' arretrata rispetto a tante altre situazioni, il frutto di una sedimentazione di una cultura sanitaria che non ha preso atto dei progressi che ci sono stati negli anni, cioè delle modernizzazioni. È rimasta molto sclerotizzata e adesso cerchiamo di svecchiarla e di renderla molto molto moderna. Qualche anno ancora e poi la vedremo.